strane, noi torniamo a parlare della meraviglia dei cammini, della bellezza di questo modo di andare a scoprire i luoghi, di questo modo di viaggiare lentamente, prendendosi il tempo necessario per respirare, per pensare, per guardarsi intorno, per conversare, comunicare con tanti pellegrini. Oggi vi racconteremo di un cammino che ci farà scoprire una Lombardia segreta, fatta di piccoli borghi, fiume, storie di viaggiatori. A raccontarcela è venuto Marco Giovannelli, benvenuto, coordinatore della via Francesca del Lupo Magno, che è praticamente una via che si costituisce come una specie di deviazione o di affluente della più importante e famosa via Francigena, vero Marco? Sì, esatto. È una via che nasce nel sud della Germania e poi, dopo aver attraversato parecchi cantoni della Svizzera e il Liechtenstein, entra in Italia alla vena Ponte Tresa. Quindi inizia a Costanza, no? Sì. Dove c'è il lago di Costanza. Esatto. E quindi attraversa appunto la Svizzera, il Liechtenstein, e alla fine entra in Italia dove? Noi possiamo vedere qui nella mappa, ci puoi indicare, vedete, questo è il punto in cui entra in Italia, giusto? Entra esattamente alla vena Ponte Tresa, attraversando il fiume Tresa, che sta sul lago di Lugano, il lago Ceresio. Sì, il lago Ceresio. Poi scende per Varese, scende per Varese, passa dal Parco del Campo dei Fiori, arriva a Sacromonte, a Santa Maria del Monte, che è un borgo bene UNESCO, arriva nella città di Varese, passa da Castelseprio, Torba, che è il secondo bene UNESCO in Italia che viene attraversato, fa tutta la Valle Oleona, da Bustarsizio, Castellanza, si sposta lungo il Naviglio Grande a Castelletto, sì, di Cugiono, e percorre tutto il Naviglio Grande e poi entra nel Naviglio di Berequardo e da lì a Pavia. Termina a Pavia. Termina per entrare poi nella via Francigena fino a Roma. Sì, esatto. E sono 135 chilometri di un percorso accessibile a tutti? Beh, in gran parte sì, Intanto il primo elemento importante è che è un percorso che non ha grandi dislivelli, a partire dalla Valle Olona addirittura entriamo quasi in pianura padana, per cui non abbiamo più neanche un metro di dislivello, ed è anche accessibile alle persone con ridotta capacità motoria o anche persone che hanno, sì, altre forme di disabilità. Ecco. Nella settimana scorsa, ad esempio, un gruppo di ragazzi portatori, diciamo ragazzi down, hanno percorso una tappa e mezzo della via, quindi movimento importante che va anche oltre. Quindi è una via bella e accessibile a tutti, questa è già una cosa molto importante, con pochi dislivelli, attrezzata e facile. E tra l'altro attraversa una Lombardia segreta, abbiamo detto, vero? Perché? Beh, nella prima parte, intanto la caratteristica del cammino è un... diciamo una situazione che si mescola un po' tra la natura, l'arte e la storia, e anche una civiltà industriale, perché per esempio la Valle Olona è stata la culla dell'industrializzazione italiana per parecchie aziende di una certa importanza. Nella prima parte siamo davvero in mezzo al verde, si entra quasi subito nel Parco del Campo dei Fiori e quindi boschi, boschi, boschi. Poi E molta acqua pure, no? E molta acqua, perché già dalla partenza del cammino alla vena Ponte Tresa abbiamo un lago. Ne incontriamo successivamente subito, dopo una tappa, all'interno della prima tappa, alla fine di questa c'è un altro lago, che è il lago di Ghirla, e poi si incontrerà il lago di Varese. Si incontrano parecchi corsi d'acqua, perché c'è il fiume Olona, alla fine il Ticino, ma in mezzo i due navigli portanti. È particolare perché in un territorio fortemente antropizzato, perché da Bustarsizio in avanti, certo, era tutta industria e oggi è molto costruita, in realtà la via, senza fare troppe deviazioni, entra in spazi naturali e anche, certo, molto belli. E anche sorprendenti. È tracciato col GPS questo sentiero, sì, questo cammino? Il cammino è già tutto tracciato e nel marzo del prossimo anno la fiera Fa la cosa giusta verrà presentata la guida, che è all'interno della collana di Terre di Mezzo, che la pubblica Terre di Mezzo, che sta pubblicando tutte le guide. È tutto tracciato perché c'è un gruppo di soggetti che sta valorizzando la via, e tra questa chi di fatto si occupa anche della via Francigena, è una piccola società ma molto specializzata in cammini, ha già
tracciato tutta la via. Ecco, ovviamente chi la percorre avrà le credenziali del pellegrino, le stiamo vedendo qui alle mie spalle, no? Anche il testimonio una volta che ha concluso il percorso. Ecco, quelle che vediamo sono le credenziali, in pratica un documento che il pellegrino via via che procede può far timbrare, normalmente nei posti dell'accoglienza quando si ferma a dormire la notte. Va bene. Allora io ti ringrazio moltissimo, grazie a Marco Giovannelli, ideatore della Via Francesca, coordinatore della Via Francesca del Lupo Magno. Grazie davvero e adesso andiamo a scoprire che tempo che fa. Vediamo che tempo fa, la nostra rubrica meteorologica è qui.